Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: impossibile fermare l'inarrestabile e potente impero di Maria De Filippi. Amici 22 si è concluso solamente due settimane fa, con la vittoria del ballerino barese Mattia Zenzola, ma la fascino è già pronta per Amici 23. Emergono i primi rumor sulla prossima edizione. Degli addi e grandi ritorni in vista per l'amato talent. A regalare le primissime indiscrezioni su Amici 23, dopo il Messaggero, è l'esperto di cronaca rosa e del mondo della televisione Amedeo Venza attraverso il suo account Instagram. In una storia social, si legge uno scoop succulento che tuttavia è ancora in attesa della dovuta conferma. Ma è ancora troppo presto. Stando a quanto emerso dal quotidiano e dalla voce del web citati, Maria De Filippi ed i suoi collaboratori avrebbero in serbo grandissime novità per Amici 23. Prima di tutto per quanto riguarda gli insegnanti, un ruolo importantissimo per la trasmissione, se non il più rilevante. Questi dovranno seguire, in tutto e per tutto, i prossimi studenti della scuola di Canale 5, non solo sul piano artistico ma anche quello personale. Possibile addio di Raimondo Todaro. Maria De Filippi non sarebbe contenta dei suoi modi fare, pare ci sia stata persino una discussione nel corso di una delle ultime registrazioni di Amici 22. Non apprezzerebbe il costante pensar male del ballerino e il suo atteggiamento. Ma sembra pure che, nel futuro del 36enne, ci sia la possibilità di tornare a Ballando con le Stelle 2024. Probabile anche che lasci a risa per Sanremo. Dopo i rifiuti ricevuti da Amadeus, che hanno fatto star male l'artista come per sua stessa ammissione. È probabile che la voce di Meraviglioso Amore Mio lasci ancora una volta il format per concentrarsi sul suo percorso musicale sperando di essere ammessa al Festival di Sanremo 2024. Al posto di coach di canto e ballo potrebbero tornare due volti ben noti al programma, Clady Claudio e Veronica Peparini. Non vabbè, sarebbe un sogno, Clady? Impazzisco, peccato, bene, via quel rosicone di Todaro. Le reazioni web. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.